Eccoci qua, inizio del terzo giorno, arrivati al Meijingu. Meijingu, in verità non siamo arrivati. Siamo arrivati all'ingresso al Meijingu, in questo coro. Quando non bisogna passare sotto, i veri giapponesi non passano sotto al Tori, perché è il percorso del Dio. Ma passeremo sotto al Tori noi? Di lato. No, noi passeremo sotto. Di lato, ovviamente. Però il poliziotto che c'è lì ci spara. Ora una foto di gruppo. Foto del gruppo dei turisti. C'è quella con i capelli mezzi bianchi e mezzi rosa, un mostro del void. Dopo ore di cammino, chilometri nel parco, vediamo finalmente la destinazione. Il Tori finale che ci separa dal Meijingu. Beh, dici un po', cos'è il Meijingu? Il Meijingu, uno dei templi più importanti del Giappone, sicuramente broken per i souvenir. E cosa diciamo? Cosa ci siamo appuntati qua nel nostro file? Ci siamo appuntati un bel po' di cose. Per esempio, il video viene di 4 ore. Incorniciato da un'area verde. Dobbiamo andare a purificarci le mani. Ecco qua, siamo di fronte a uno dei momenti più importanti, la purifica prima di entrare al santuario. Precisare prima la mano sinistra e poi la mano della signora di fianco ha fatto al contrario. Non ci sa perché. Però la purifica è avvenuta correttamente e possiamo entrare. Eccoci qua, finalmente di fronte al Meijingu, uno dei templi più importanti di Tokyo, dedicato all'imperatore e all'imperatrice. È stato costruito nel 1920, però poi è stato distrutto dalla seconda guerra mondiale, quindi è stato ricostruito anni dopo. Ora stiamo per andare a salutare la divinità nella cella e poi ci appresteremo a prendere la profezia. Questa profezia potrebbe essere importante oggi. Allora ragazzi, siamo qui un po' in silenzio a fare la nuova offerta all'Omikuji. Il King sta cercando. Sono cercando un po' sneaky di non farmi vedere. E sono passate due sacerdotesse di fianco. Il King un po' in difficoltà a estrarre. Questa è una profezia grossa. Eccolo, numero 20. Ma è utile che tiri fuori tutto, dai. La profezia è stata estratta. Eccoci qua ragazzi, usciti da Meijingu, la nuova destinazione a questo ponte che a voi potrà sembrare un semplice ponte, in realtà per tutti i fan di Rent-A-Girlfriend è il ponte dove Chizuru passa spesso volentieri, dove Chizuru litiga con l'altro, dove litiga tizio con l'altro, con Mami, con Mami-sama. È proprio questo certificato, c'è proprio una targhetta che a te, eccola, questo è il ponte dove è passata Chizuru. Siamo qui al parco di Yoyogi, quello è il ponte di Chizuru ed è il momento dell'esperimento, il dango al miso alla nocciola, esperimento del King, il dango. Ricky, questo video è per te principalmente, che sei fissato con i dango. Facciamo magari una panoramica sul parco che non è stata fatta, il parco di Yoyogi, praticamente è parco Lambro di Tokyo, Forlanini. L'odore molto dolce, assaggiamo. Sento fino a qua, consistenza. Terribile, taglia sto video, terribile. Denied. Eccoci qua ragazzi, come dice il cartello, siamo arrivati alla Takeshita Tori, conosciuta anche come la via delle bambine. No, che via delle bambine? La via delle schifezze. La via delle schifezze, la via dei vestiti stravaganti. Ci sono diversi modi di chiamarla. Quindi qua troveremo cose da mangiare di vario genere che vedrete nei prossimi video, sì, perché sì. Sicuramente assaggeremo come il dango di prima. Andiamo a prendere un po' di souvenir, faremo una passeggiata, cercheremo di fare conoscenza, tutto questo nel prossimo quarto d'ora. Ragazzi, lo zucchero filato di Gravity sta venendo fatto da una super bambina. Che skill però. Ragazzi, ecco il risultato ottenuto, non vedete Gravity, ma
Eccolo lì, è nascosto. Eccolo qua. Partiamo con l'assaggio. Allora, l'aspetto sicuramente è stir. Devo mettere grand'angolo un attimo. L'aspetto è stir, assurdo. Vabbè, no, l'aspetto dimensione, è dimensione praticamente grande quanto Gravity. Sì, inizialmente. L'assaggio, occhio che non prendi il cantiere. L'assaggio. Partiamo ragazzi. dal viola. Zucchero filato normalissimo. Niente di speciale. Ragazzi, testato sulla pelle che lo zucchero filato è il magnete per le bambine. Letteralmente, adesso non so se ci farete caso, ma chiunque si gira verso di Gravity, chiunque. È già stato fermato per una foto, per più di una foto, per un autografo. Guarda, tutte. Il magnete è questo coso. Qui stavamo passeggiando, abbiamo visto questi due con la felpa rossa e stanno facendo le foto alle bambine. Adesso c'è un po' di traffico. Dai, avviciniamoci. Facciamoci un po' così, indifferenti a quelli lì che riguardano le loro foto, da sporcaccioni. Questo è anche tosco. A quelli lì che si stanno divertendo. Vabbè, comunque. Qua ce ne sono altre. Questo è per Nico. Ragazzi, penso che per questo non c'è bisogno di un commento. Il re dei marci. Guardateli come sfrigolano bella grassa la bocca. Il del marcio migliore, ci siamo fatti spostare perché volevamo incollare le piastre. Mamma mia, guarda li fondono, pronti. Qua mangeremo il gyoza original per ora, prenderemo, senza quindi aglio e porro in più. Mangeremo sia alla piastra che al vapore e niente, siamo in attesa dei nostri gyoza. A dopo. Siamo arrivati nella casa degli specchi. Siamo arrivati a Montecchio di Santo, alla casa degli specchi. Questo è l'ingresso, la scala d'ingresso. Eccoci qua, De. Numero 1. Ragazzi, siamo appena usciti da Kiddyland, negozio di gadget e cose per bambini, peluche, e stiamo tentando la fortuna come al solito. Perché ormai siamo giocatori d'azzardo, da quando siamo in questo paese. Oggi con Pokémon nuovamente abbiamo preso questo box in cui si può trovare Pikachu Altaria, Rayquaza che è l'obiettivo principale, Bronzong che manco per mostro. Sbaglio. E poi sì, c'è Sylveon. Gira dall'altra parte, dai, ci sono. Sylveon, Piplup, Oshawott e un mostro un ancora. Un mostro del Void. Ora King andrà ad aprire l'unboxing. Tutto in live, ovviamente ha giusto tolto lo scotch per non sbirciare. Speriamo non bronzo, diciamo che va tutto bene tranne bronzo. De. È il mostro del Void, te l'avevo detto. De, però dai, è carino. Il mostro del Void che ti regalo perché carino, non dai. Me ne faccio nulla. Vai, abbiamo ripreso con la seconda parte del pack opening. Vado all'apertura. Questo è un pacco pesante. Pacco pesante. Apro. Il Medus. Non era quasi. Non era quasi. Ragazzi, il nostro gioco d'azzardo è Sylveon. Per tutta sta fatica che hai fatto, alla fine hai preso Sylveon. Però dai. Ragazzi, siamo stati lì a pesarli con le mani per vedere quale fosse le cose, ma niente da fare. Abbiamo trovato Sylveon, anzi meglio per lui perché... Carino. Oh, tutto in diretta, ragazzi. Oh. Ragazzi, follia, ma chi è questo? Monster Group Star. Niente ragazzi, abbiamo pure la musica di sottofondo che ci poteva caricare durante il pack opening, ma è arrivata troppo tardi. Però Sylveon carino, tutto sommato carino. Sì, il tuo molto più bello del mio, il mio fa cagare. Poi Sakura, tema, poi diciamo che è una duplice funzione. Se voi volete un souvenir dal Giappone, potete dire tranquillamente che questi sono dei fiori di Sakura. Non ci attaccate Sylveon. Il Pokémon di merda, anche se poi c'è la targhetta, però vabbè. Ma c'è scritto... Ninfi. Oh. Ragazzi, nuovo step del nostro viaggio, siamo qui a Montesando, via dei marchi famosi, come potete vedere Palazzo di Fendi, Dior, prima c'era un'altra cosa. Churches. Qua c'è la chiesetta,
E niente, niente voglio queste vedere... tipo le nostre vie di Milano. Sì, tipo lo... tipo col via della Spiga, siamo un corso Monte Napoleone. Posti per ricconi, noi non sappiamo neanche perché siamo qua in realtà. Noi non abbiamo fatto shopping anche in questa via di Pokémon chiaramente. Dal marcio. Eccoci qua ragazzi, finalmente a casa nostra. Al Pokémon Center di Shibuya. Un po' a casa nostra. L'ho visto molto. Là c'è Nintendo Store che poi faremo un video. Store, c'è tutto qua. King sta diventando un Pokémon. Tutto registrato, eccolo qua. 3, 2, 1. Oh mamma ragazzi. Ragazzi. De. Eccolo qua. Siamo a Shibuya, l'incrocio più trafficato del mondo. Questo è il grattacielo delle scale mobili, sono denominate da noi così. Per le scale mobili. Ecco, per le scale mobili che sono in cima. Che sono in cima, che andremo a vedere tra qualche giorno. Qua c'è lo Starbucks, famosissimo. E qua c'è come potete vedere, appena diventa verde si attraversa a caso, appena diventa verde si va a caso in mezzo alla strada, qua non nessuno rispetta niente praticamente. Beh, qua è un casino, qua gente che corre, gente che borsa, succede qualsiasi cosa. Qui l'importante è passare dall'altra parte. Rosso, non importa come, basta passare. In mezzo ancora. Sì, come sempre, vabbè, sempre la solita roba. Ecco, il semaforo è rosso, neanche in 10 secondi. Però ce l'abbiamo fatta. Niente, siamo ripartiti perché dovevamo tornare nel punto da dove abbiamo fatto. E si ritorna ad attraversare a caso, gente in mezzo alla strada. Video che scorrono cosplayer, musica a caso, tutto, c'è un bordello. Eccoci qua ragazzi, dopo quanto? 1 ora e 10 di attesa, siamo finalmente arrivati dal metto grandangolo, dal re dei marcioni, Ichiran. Siamo qua separati da questa barriera e dalla tendina. Qua c'è il King pronto ad assaggiare il ramen. Abbiamo camminato giusto poco e adesso lo andremo a provare, quindi ci vediamo. Ragazzi, eccoci qua, finalmente è arrivato il ramen tanto atteso. Ecco il King alle prese con l'assaggio. Vedremo. Questa è la skill definitiva, il test finale delle bacchette. Il ramen. Eccolo lì, sale su, mizzeo, ma sicuro, e va all'assaggio. Ecco. Scotta, il primo commento. Com'è? Gusto? Eccolo là, normale. Eccolo là. Devo continuare a mangiare per sapere se mi piace o no. Ragazzi, siamo di ritorno alla stazione di Pokémon. Giornata fallimentare. Ci siamo